trovo poco sopra Vigo, Pozza di Fassa, che sono due paesini limitrofi. L'idea è quella di andare su al passo Costa Lunga e quindi dalla Val di Fassa passare alla Val d'Ega e quindi tornare a casa verso Bolzano. Questo è appunto quello in cui consisterà questo terzo mio motovlog. Andiamo? Il passo Costa Lunga è un passo abbastanza comodo, sono circa 1750 metri, non è un passo di alta montagna, chissà che incredibilmente panoramico o di estrema bellezza. Comunque è un buon passo, un bel passo dove andare a sciare l'inverno, un bel passo dove andare a fare le passeggiate d'estate. E poi ovviamente la strada è molto bella, ci sono dei bellissimi panorami, delle bellissime cose da vedere. Come potete vedere siamo già a circa quota 1500 metri, perché appunto la Val di Fassa è una valle che è già in quota, insomma. Quindi la strada o risalita che ci aspetta per il passo non sarà poi così lunga. Come forse potete immaginare se avete visto il secondo motovlog, dove appunto passavo dalla Val Gardena alla Val di Fassa attraverso il passo Sella, questo è il passo che mi permetterà appunto da Val di Fassa di tornare a casa a Bolzano, quindi un giro ad anello. Vediamo di superare queste macchine in modo da goderci un po' la strada. Ora possiamo accelerare un pochettino e goderci qualche curva. Ecco, è appena arrivato un insetto gigantesco sulla visiera del casco facendomi spaventare. E adesso c'è questo schifo spiaccicato. Beh, schifezza. Guardate che bel panorama. Wow. Qua sopra c'è un bel vento, quindi spero riusciate a sentirmi nonostante appunto questo vento schifoso. Non sono ancora del tutto soddisfatto di come suona la mia voce all'interno di questi motovlog. È difficile, veramente difficile in un ambiente come un casco far suonare bene la voce, perché ci sono tantissimi agenti esterni come il vento, il rumore della moto, la voce che in realtà tu hai il microfono esattamente davanti alla bocca, quindi suona forte. Quindi bisogna veramente trovare un setup adatto, e anche il microfono giusto in realtà bisogna trovare. Questo qua, non so se è quello giusto. Guardate che bella posto per fare picnic che c'è qua. Picnic panoramico. Eccoci qua, e qui arriviamo su questo passo Costa Lunga, che se vogliamo è un altipiano praticamente, cioè è un posto ampio. Vedete quella pista da sci lì? Ecco, io lì ho imparato a sciare. Quanti bei ricordi. Passo Costa Lunga, 1752 metri. Ideale per fare delle belle camminate in montagna. Ora non mi fermo sul passo perché voglio farvi vedere delle altre cose più belle. Mi fermerò più in basso. Un'altra cosa molto bella che volevo farvi vedere appunto è il Grand Hotel Carezza. Questo hotel venne inaugurato nel 1896, se non mi sbaglio, quindi davvero tanto tempo fa, e venne poi restaurato, se vogliamo, ristrutturato negli anni 20. Qui ci soggiornò addirittura la principessa d'Austria. Insomma, è un luogo, visto così magari non dice tanto, sì sicuramente è bello, è grandioso, però è un luogo veramente storico di questa zona, e ovviamente è immerso in un parco, come potete vedere, bellissimo, in un panorama fantastico. Non sono ancora finite le cose che voglio farvi vedere.
Il lago di Carezza è uno spettacolo, credo, unico al mondo. Una cosa così è veramente una cosa unica al mondo. Ora non vi voglio spoilerare troppo. Lì si intravede qualcosa. Andiamo a vederlo. Trovate anche un bellissimo parcheggio per la moto. Fantastico. Bene, siamo arrivati al lago di Carezza e adesso vi faccio vedere che figata pazzesca che è. Con dei colori eccezionali dati da un'alga particolare, un'alga rara che appunto c'è sul fondo di questo lago. Come potete vedere sopra al lago si staglia appunto il massiccio dell'Atemar e appunto il lago stesso è circondato da tutta una serie di foreste di abeti. È un posto veramente magico e bellissimo. Bene ragazzi, concludo il mio video qui, da questo idilliaco posto che è il lago di Carezza. E quindi se questo vlog, molto vlog, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like sotto il video come al solito, a iscrivervi al canale e se avete qualche domanda o commento, a farlo, insomma, fatelo sotto il video. E ricordatevi anche magari di seguirmi sui social, Instagram, Facebook, Twitter, i soliti, insomma. E niente, io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video. Ciao! What is love? What is love? What you got? What is love?